ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Manuel Bonozzi. E oggi siamo qui con un nuovo video. Non fate caso a me, non c'è perché sono vincente. E non riesco a controllare la scusa. Non torna più la voce di prima. Oggi sono in macchina perché, come vi avevo promesso nell'altro video, tanto andiamo subito a vedere il modello da fuori. E torniamo dentro. Mitsubishi, qua c'è l'airbag e qui si suona il cazzo. Voglio suonare lo cazzo, però si vede tutti vicini. Poi qua ci stanno delle cose per i finestrini, per le frecce. Seguitemi su. Allora, il link c'è. Allora, in descrizione c'è il link del mio profilo Instagram e anche di mia sorella. E seguiteci anche su un altro canale, I Fantastici 3, che viene fatto insieme alla nostra cucina. Sì, vabbè, insomma, c'è questo per i vetri, per non toccare le mani. C'è questo per i vetri, le frecce, la luce. Poi da qui esce. Ci sono i comandi dei finestrini, questo è il suo e questo è del finestrino di sinistra, questo è il finestrino di destra e questo della persona che sta vicino al computer. E questo è per bloccarlo, un pulsante che io ho, vaffanculo. Voce là, dove mettere le sigarette? Alla voce c'è, cioè, è andata via la voce. Sì, gliel'ho detto. Poi qua appunto ci sono le marce, aspetta, fa che si schiariscano un po'. Vabbè, c'è scritto R1, 3, 5, 2, 4, 6. C'è la retromarcia, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Qui vicino ci sono le quattro frecce. Qui per dove si mette l'aria. La musica, per regolare, insomma, qualcosa, dico, non so. E quindi lo specchietto retrovisore. Questo. E questi che non possono mancare in ogni macchina. Dove ti guardi? L'ho quasi rotto. Non si può rompere. Oddio. Ah, qua si smettono gli occhiali. Poi il... Ah, sì. Il punto che mi piace a me è questo. Ci si mettono gli occhiali. Come avrei oggi detto. E quindi niente, andiamo di dietro. Ah, poi scusate, ci sono gli specchietti. Veramente. Ecco, mi sono seduto dietro. Al suo solito posto. Allora, aspetta. Qua ovviamente per alzare e abbassare i finestrini. C'è pure dall'altra parte, ma la cintura poi ovviamente. Vabbè, ovviamente. Poi qua ci si mette la bottiglia, qua per aprire e appunto chiudere lo sportello. Questi cosi. E questi cosi per arreggersi, anche se a me non servono. I tavolini. E questo coso, insomma, per arreggere qualcosa, qualche vestito leggero. E qui ci stanno i tavolini. Anche dall'altra parte. E non possono mancare le tasche. Dove ci si possono mettere un sacco di roba. Poi, al mio caro posticino, c'è questo roba.
C'è un po' di roba dentro perché non la togliamo mai, però. Caro, caro. E da qui, ovviamente, si vede tutto questo. Poi ci sono due posti dietro che... Aspetta, adesso vi facciamo vedere. Quindi, vabbè, insomma, la cintura. E andiamo dietro. Quanto vorrei mangiarne un'altra. Qui c'è la scarpetta. Vediamo se mi entra. Sì. Bella, eh? Fantastica. Qui c'è il dietro. Sto incoglionita ad aprire la porta. Quindi laviamo innanzitutto questo coso. Aspetta. Qua ci stanno le cinture. Poi appunto qua c'è un altro bel sedile. Che poi ci va messo il poggio a testa. E quindi contate questa macchina a 7 posti. Tanto il portabagagli, ragazzi, è gigantesco. E qui c'è un secchio. Si apre. Profondissimo, anche se ci stanno Tucca, Fonsis, che è profondo un botto. Quindi ragazzi, la macchina è questa. Quindi ragazzi, grazie a tutti della visione, lasciate un like, iscrivetevi, commentate. Grazie ancora di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ecco, si sta facendo la doccia, risaluta. Ciao. Ecco, quindi c'ho tutti i sassolini nella scatola. Vabbè, tutto l'ho detto prima. E ragazzi, grazie mille. Quindi ragazzi, grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Bene.